Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Qui vi parla è SimDam 2000 e oggi ragazzi siamo tornati su Marvel Spider-Man per il secondo episodio del DLC intitolato La Rapina. Ragazzi, come in ogni episodio, vi invito sempre a lasciare un bel like, vi invito inoltre anche a iscrivervi al canale attivando la campanellina soprattutto, lasciate anche un bel commento e soprattutto ragazzi non vi dimenticate anche di condividere il video. Fatte le solite premesse, ragazzi, continuiamo appunto la nostra Spider avventura con i DLC La Rapina e iniziamo questo secondo episodio. Let's go! Dunque, ragazzi, se vi ricordate, nell'ultimo episodio abbiamo avuto, diciamo, una sorta di sintesi su ciò appunto che sta accadendo qui in città, ovvero che dopo gli avvenimenti della storia principale, il Maggio, ovvero una famiglia criminale, è tornata in azione per colmare il vuoto di potere di Wilson Fisk una volta appunto che lo abbiamo, diciamo, messo in prigione. Una volta sconfitto praticamente. E gli uomini di Hammerhead, ovvero Testa di Martello, avevano come obiettivo quello di catturare, anzi non proprio di catturare, ma diciamo di rapinare un museo d'arte per riuscire appunto a impossessarsi di un quadro chiamato La Maria. Però è tornata appunto a farci le fuse, tra virgolette, la nostra cara amica Black Cat. Ed è riuscita ad appropriarsi appunto del quadro La Maria, prima che lo facessimo noi, oppure gli uomini di Hammerhead. E distruggendo il quadro ha raccolto una chiavetta, che evidentemente contiene informazioni molto importanti per quanto riguarda appunto la famiglia del Maggio. Adesso siamo qui ragazzi perché una volta che Black Cat è fuggita, siamo stati appunto informati, diciamo, dalla polizia che appunto un'auto, più precisamente, sembra che sia esplosa un'auto e potrebbe essere opera del Maggio e potremo essere utili. Quindi vediamo appunto quale sarà la nostra prossima, diciamo, destinazione dopo aver visto quest'auto. Quindi, let's go. Ok, eccoci qui e siamo arrivati. Un'altra autobomba, a quanto pare. Stavolta chi sarà stato? Di nuovo Hammerhead. Sì, potrebbero esserci altri ordigni. Chiama gli artificieri. Bombe nascoste. Meglio agire in piccolo. Ok. Premi triangolo per lanciare lo Spider-Bot. D'accordo. Disinnesca le bombe entro il tempo limite. Ok. Ah, quindi sono autobombe. Ecco il nostro caro Spider-Drone, chiamato anche Spider-Bot. Sempre molto tenero, caruccio. Spider-bot attivo. Vibrazione e Dovrebbe segnale audio si localizzare gli intensificano altri quando la bomba è ordigni. vicina. Ah, ok, quindi la vibrazione del controller diventa sempre più alta. Vibra sempre di più che ci avviciniamo man mano alla bomba. Eccola qua. Disinnescata. Disinneschiamo. Troviamo le Perfetto, altre. andiamo alla prossima. Quindi queste qui devono fungere come missioni secondarie più o meno. E quindi queste qui sono autobombe che possono esplodere da un momento all'altro con una bomba all'interno. D'accordo. Questa è la prossima. Questa è a Disinneschiamo. posto. Devo trovare le Eccellente. altre. Ok, troviamo le altre. E il joystick si fa sempre più, diciamo, vibrante, si può dire vibrante? Vibra sempre di più man mano che ci avviciniamo alla bomba. E anche l'audio, se è per questo, come ci ho detto appunto il suggerimento. Disarmata. Ancora una. È rimasta l'ultima? Ok, vediamo un po' dov'è l'ultima bomba. L'ultima bomba, dove ti trovi? Allora, di qua. Oh no, siamo vicini. E dov'è? Vicino Addirittura alla qua. bomba dovrei sentire Sotto il un segnale. cassonetto. Appena in tempo. Addirittura. Ok, quattro bombe neutralizzate, d'accordo. Ah, questa è Hammerhead una ha un missione piano. secondaria. Potrebbero esserci altri ordigni in città. Nuovi crimini del Maggio sbloccati. Quindi abbiamo sbloccato le missioni secondarie, perfetto. Devono essere queste bombe, queste autobombe le missioni secondarie. Ok, incendio Dolosi completato, perfetto. Quindi questo era solo un prologo alle missioni secondarie che potremmo fare. Pronto? Spider-Man? Sono il Detective Mackey. Un'amica comune mi ha passato il tuo numero. Posso immaginare chi? Come posso esserti utile, detective? Preferirei discuterne di persona. Puoi passare al distretto di Greenwich? Mi dicono che prediligi gli incontri sui tetti. Nessun problema, ci vediamo lì. Questo mi terrà impegnato mentre attendo riscontri da MJ. Quel colpo al museo è stato un disastro. Non è da Black Cat lavorare con gente come Hammerhead. Speriamo che MJ scopra cosa nasconde quella chiavetta. Infatti, ma comunque io non penso che Black Cat stia lavorando con gli uomini di Hammerhead, secondo me lo sta ostacolando. Voi ragazzi cosa ne pensate? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io non credo che Black Cat lo stia aiutando. Comunque, mentre aspettiamo una chiamata da Mary Jean per, diciamo, eventuali aggiornamenti su Black Cat, dirigiamoci appunto al distretto di polizia e incontriamo appunto questo agente. Spider-Man, qui! Eccoti qui, siamo arrivati. Perfetto. Detective Mackey, suppongo. Grazie di essere venuto. Vorrei fare due chiacchiere con te riguardo a Black Cat. Può essere imbarazzante.
Non l'attuale, quello originale. 20 anni fa mi occupai del suo caso. C'è stato un altro Black Cat. Qui Gatta Cicova. E cos'è successo all'originale? Morto in prigione, ma non abbiamo mai recuperato tutti i dipinti rubati. Ora ho una nuova pista, ma il dipartimento non vuole sprecare risorse su un vecchio caso. Tranquillo, sprecare risorse è la mia specialità. Magnifico, vai a questo indirizzo, ti aggiornerò man mano. Va benissimo, detective Mickey. Mickey Mouse, Topolino, adesso ti chiameremo così. Devo ringraziarti. Sono vicino alla pensione, ma non voglio lasciare il caso in sospeso. Ho esaminato i file un'ultima volta. Il vecchio Black Cat prediligeva le opere d'arte, ma prima dell'arresto aveva derubato una fabbrica di sensori antifumo. Sensori antifumo? Non ha senso. Forse sì. Gli serviva l'americio 241 all'interno. Pensavamo intendesse rivendere a qualcuno quei radioisotopi, ma mentre guardavo un film ieri notte ho avuto un'idea. E se avessi usato l'isotopo per marcare i quadri che rubava in modo da ritrovarli una volta libero? E come si intitolava il film? No, non dirlo. Spoiler. Quindi ho pensato, rintracciando l'isotopo, potremmo ritrovare i quadri rubati. Il mio costume è dotato di un rilevatore di scintillazione. Ti tengo aggiornato. Grazie, Spider-Man. Se riuscissi a chiudere questo caso, andrei in pensione sereno. Va benissimo. E allora controlliamo qui. Allora, dobbiamo andare in alto qui, d'accordo? Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Ah, quindi adesso abbiamo le indicature. Ok, vediamo un po' qua. Ah no, qua ci stiamo allontanando, attenti. Oh, ho visto qualcosa lì. Qui mi sembra. Vediamo un po'. Ok, ci stiamo avvicinando piano piano. Ah, ecco, ho visto qualcosa che si illuminava. Il segnale viene da quella centralina, ma non registro nessuna corrente elettrica. Che sia finta. Un tubo per dipinti. Opera d'arte rubata rilevata. Detective, ho rivelato uno dei quadri. Era in una finta centralina. Lo sapevo. Mando qualcuno a recuperarlo. Nel frattempo ti invio le coordinate di qualche altro posto frequentato da Hardy in passato. D'accordo. Un momento, hai detto Hardy? Sì, il Black Cat originale era Walter Hardy. Cercherò altri dettagli nei file e ti farò sapere. Ah, quindi questa è un'altra missione secondaria, ok. Quindi questi devono essere i vari dipinti rubati, o più che altro le opere rubate che si erano nascoste, come questa che abbiamo trovato. E Walter Hardy, comunque, ragazzi, se lo sapete, anzi se non lo sapete, era il padre di Black Cat. Il Black Cat, diciamo, originale. Poi la figlia ha deciso di proseguire attraverso le sue orme da ladro e si è trasformata appunto nella gatta nera. Ok, quindi queste qui, altre missioni secondarie. Abbiamo sbloccato tutto ciò, due missioni secondarie, ovvero i crimini del Maggia e poi appunto le opere d'arte rubate di Walter Hardy. Ok, d'accordo. Walter Hardy, il Black Cat originale. Felicia Hardy, la Black Cat che conosco. È una tradizione di famiglia. Infatti. La refurtiva perduta. Ecco questo completato, d'accordo. Peter, lo scanner della polizia ha appena segnalato una sparatoria tra Hudson e Northmoor. Non è territorio controllato dal Maggia? Esatto. Non so cosa abbia rubato Black Cat, ma ha scatenato una guerra tra bande. Ok, vado a verificare. Aggiornamenti sul colpo al museo? Ecco cosa ho scoperto. Nessuno sa cosa contenga quella chiavetta. Ma si dice che ora sia in mano a Hammered e che le famiglie del Maggia siano in subbuglio. Deve valere parecchio per spingere una ladra d'arte a ignorare l'arte. Ma perché lavora per Hammered? In genere agisce da sola. Chi lo sa? Onestamente ho rinunciato a capire Felicia da un pezzo. Felicia, eh? Ora vi chiamate per nome, voi due? Beh, insomma, il fatto che... Ok, teniamoci aggiornati a vicenda. Che c'è, Mary Jean? Sei un po' gelosa? Che ne dici? Mary Jean comunque è una tipa molto sveglia. Nota subito i piccoli particolari. Ha subito notato quando l'abbiamo chiamata per nome a Black Cat. Ok, allora vediamo un po' qui cose che troviamo. Allora, vediamo un po'. Oh, subordinazione.
lo sparatore è tutta andata qui, eh. Ed eccoci qui, subito pronti per entrare in azione. D'accordo, finalmente questi sono i momenti che mi piacciono. Ok, azione così, tutta all'andata. Oh yes. Bene, tu sparisci così, va. E tu sparisci così invece. Tu invece così. No, aspetta. Ecco. Ok, subito sistemati, eccellente. Consegna espressa. Spero siano le pantofole che ho ordinato. Forse un pantofolone gigante. Oh, questo è un nuovo tipo di nemico col mitragliatore. Mamma mia. Molto diverse, questo è un pantofolone. Allora. E questo qua come lo facciamo pure adesso? Forse con... vogliamo un po' con la mossa, diciamo, speciale. Però non questa. Aspettate un attimo. Allora. Vediamo così, va. Ecco. Perfetto. Questo qua. Ok, già l'abbiamo eliminato. L'abbiamo... ah, no, ancora no. Oh, cavolo. Cavolo. Aspetta, facciamo un problema a fare così, va. Ecco. Vediamo un po' se riusciamo ad azzeccarlo al muro. Cavolo. Forza, forza, avanti. Ancora no, non ti arrendi, eh. Questo è resistente comunque. Ah, ce n'è anche un altro di qua. D'accordo, ecco qua. Sai che faccio? Spider drone, ma... e questo te lo becchi tutto. Ah, te ne do anche un altro, ma... ecco. Tento. Ecco, un'altra volta beccato. Devo capire bene come schivare i colpi di questo. Ok. Olè. Perfetto. È stata tosta, guarda questo qualcuno. Come l'ho impagliato, guarda. Un nuovo tipo di segnale. Ciao bello, giochi a nascondino? Ok, va bene, d'accordo, mi arrendo. Se parlo avrò uno sconto di pena. Tu inizi a parlare. La tipa con i capelli bianchi ci ha detto di venire qui e fare casino. Un'esca per polli. E il pollo sono io. Dove l'hai vista? Alla bodega di Waverly. Ci ha ingannati, eh. Siamo stati davvero dei polli. MJ, la sparatoria era un diversivo. Blackhead voleva attirare la polizia lontano da Waverly Street. Una delle altre famiglie del Maggia ha una base a Waverly. In centro, credo. Forse faccio in tempo a raggiungerla. Felicia non agisce d'impulso. È una tipa metodica. Ah, davvero? Ti tengo aggiornata. Ecco la bodega. Ok, Felicia, dove sei finita? Ok, vediamo un po'. Allora, cerchiamo di seguire le sue orme qui. Le sue impronte di gatto. Nel frattempo Mary Jane è sempre più gelosa del nostro rapporto che abbiamo avuto con Black Cat in passato, eh? Era appostata qui. Vediamo. Che cosa stavi osservando, Felicia? Allora, questo somiglia molto alle missioni secondarie di Black Cat nella storia principale. Erano molto simili queste qui. Vediamo. Qui nulla. Il joystick inizia a vibrare. Ah, ecco. Soggetto inquadrato. Eccola. Soggetto inquadrato. Che sta facendo? È entrata lì. Buttiamoci nell'azione. Oh yes. Ok. Vediamo un po'. Oh cavolo. Salve, Anita. Felicia, il Maggia non scherza. Giocare con loro non è... ah, ma a me piace giocare. Ha rubato un'altra chiavetta. Sta aiutando la gamba. Prendiamolo. In realtà non proprio. In realtà forse siete voi che lo state aiutando. Ecco, ecco pure voi qua, ecco. Insieme a quel coso lì che ha preso. Ancora tu. C'è un altro mitragliatore, eh. Va bene, allora a questo punto, ecco, un po' di Spider Drone, Spider Bot. Vai, tutti per voi. Mi ha colpito. E sai che faccio? Ragnatela elettrica, va. Ecco fatto. Per qualche famiglia criminale. Ho un pessimo tempismo, tutto qui. Appunto, comunque ragazzi, l'abbiamo visto, ha preso un'altra chiavetta. Quindi ci sono ancora altre chiavette, dobbiamo stare attenti allora. Ok, questo qua, avviciniamolo. Ecco, questo, facciamolo fuori così. Comunque stiamo praticamente spalmando ragnatele proprio dappertutto qua. No, tu non colpi l'intero, eh. No, tu così, perfettissimo, ok. Tu invece così, eccellente. Ancora, mamma mia, questo è immortale,
Attento, attento, ok. E finalmente, ecco qua, seccato pure te. Ah, sei ancora vivo. Seccati per terra e forza. Adesso, forza. Olè. Ma questi sono tossissimi, questi come tagliatori, devo memorizzare bene le loro... Dov'è finita? Le loro colpi. Allora, Felice, dove sei? Vediamo un po'. Di qua, no? Ma di qua sì, invece. Ok. Vediamo un po'. Mi piace spiegarti. Oh oh. Mi riporta ai vecchi tempi. Che c'è sulla chiavetta? In realtà non ne sono del tutto sicura. E perché vuoi rubarla? Devo farlo. O uccideranno mio figlio. Come suo figlio? Che storia è questa? Aspetta, come tuo figlio? Appunto. Cavolo, Felice ha un figlio? Impossibile. Oddio, no, è possibile. E io potrei essere... No, non pensarci nemmeno. Appunto, non pensarci. MJ, ho trovato la gatta, ma è fuggita. Ah, sì? È una tipa metodica. Ha rubato un'altra chiavetta. Quindi ogni famiglia ne ha una. Mi chiedo cosa contengano. Scoperto altro? Non molto. D'accordo. Sembra stia assistendo Ammered nella sua scalata al potere tra le famiglie. La situazione potrebbe precipitare. Questa città non ha bisogno di una guerra tra bande. Se scopro qualcosa sulle chiavette ti avviso. Grazie mille, Mary Jane. E comunque sì, fai bene, Peter, a non dire nulla a... Screwball, non ci credo. Aspetta, Screwball. Non dirmi che sei uscita di prigione. Certo che sì! E ho portato con me diversi ammiratori. Oh, non sono carini. Mi stanno aiutando ad organizzare un nuovo show. In effetti, potresti fare un salto. A dopo! Qualcosa mi dice che non li hanno rilasciati per buona condotta. Meglio dare un'occhiata. E infatti, vabbè, comunque ragazzi, Screwball, se non la conoscete, ha fatto parte appunto delle missioni... Anzi no, forse la conoscete perché per un piccolo istante forse ve l'ho mostrato nella storia... Vabbè, questo qua si mette in giro, si mette la polizia qua. Comunque, Screwball ha fatto parte delle missioni secondarie della storia principale. Non so se ve l'ho fatta mai vedere, però a un certo punto... diciamo, si è mostrata attraverso una telefonata. Poi comunque le missioni secondarie le ho fatte per me, quindi è normale che non l'avete vista. Comunque, a quanto pare è uscita di prigione, quindi immagino che anche in questo DLC si baserà appunto come missione secondaria, come missioni secondarie, la nostra cara Screwball. Comunque, io davvero non ho parole. Felice è un figlio, davvero non ci credo. E Peter ha fatto bene a non dire nulla a Mary Jane. Comunque io ragazzi direi che questo secondo episodio del DLC La Rapina può concludersi qui. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto. E adesso che sappiamo che Felice ha un figlio, la trama si fa ancora più, diciamo, cruenta. Si infittisce sempre di più il mistero di Black Cat, se sta aiutando Hammerhead oppure no. Questo ancora non si sa. Però ha raccolto una seconda chiavetta su queste famiglie del Maggio. Quindi immagino che ce ne saranno altre. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto ragazzi lasciate un bel commento e condividete il video. Noi ci vediamo ovviamente ragazzi al prossimo episodio. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!